si figlia la lama, guarda! Et puis, aussitôt après, dans cette ville peuplée uniquement de juifs orientaux, la colère et la haine ont éclaté. Au paroxysme de cette colère, dans un délire presque collectif, une foule hystérique se précipite à l'intérieur de l'immeuble. Quand on voit ces images, les corps des quatre fédéines lancés par les fenêtres sont alors brûlés par cette foule au cri de « À mort, les terroristes ». Quand on voit ces images, il n'y a qu'une chose à dire, un seul son à mettre. Il 18 gennaio 2009 è terminata l'offensiva israeliana denominata Piombo Fuso sulla striscia di Gaza. Oggi il piombo non è più fuso ma continua a piombarci addosso a intervalli regolari. Dovrebbe esserci una tregua in corso, in realtà più di 20 palestinesi sono stati uccisi dalla fine dei bombardamenti. Alcuni di questi sono contadini di Khan Yunis. Se ai pescatori non è concesso pescare, ai contadini non è concesso coltivare le loro legittime terre. Quando lo fanno, come oggi, cecchini israeliani si appostano al confine e sparano con l'intento di uccidere o ferire questi civili disarmati. Anche in questo caso, con i miei compagni dell'International Solidarity Movement, documentiamo i crimini israeliani e cerchiamo con i nostri corpi di difendere queste vittime innocenti. Libertà di pensiero, libertà di parola, ognuno deve liberarsi da se stesso! L'uomo moderno tra libertà totale e distruzione totale! Popoli, risvegliatevi! Spezzate le vostre catene! La scelta sta a voi! Abbasso il capitalismo e abbasso i suoi servi! E voi defraudati! Ribellatevi! Abbattete le forze della repressione! Libertà di pensiero! Libertà di parola! Libertà di pensiero! Libertà di parola! Libertà di pensiero! Libertà di parola! Prendiamo salda in pugno la spada della rivoluzione! Lavoratori, e voi lavoratrici, è ora di svegliarvi! Abbattete le forze della repressione! Abbasso il capitalismo e abbasso tutti i suoi servi, che siano falciati via! E voi defraudati, ribellatevi! That was inside here. Yeah. Are you kids? Are you kids? Whoa! Whoa! That was inside here. Are you okay? Are you hit?
fuoco amico, fireworks with me, nemici galleggiano sul mar morto, una notte contorta, in questa notte che delinea due situazioni di guerra, una quella della frontiera sia come dire, geografica, che quella tra Palestina e Libano, tra Israele e Libano, scusate, in frontiere di sogno e paure, a fine 2001 di Mai Mavri, regista flagrante di situazioni estremo quotidiane come quella su quella frontiera, e poi però c'è la frontiera straordinariamente condensata da Gitai come qualcosa che passa attraverso, cioè da un piano all'altro di una casa che vediamo all'inizio spicconare e che poi diventa il set straordinario delle piccole mutazioni tra famiglie israeliane, palestinesi, tra memorie che restano tutte lì anche grazie a questo cinema. È veramente una sorta di reinvenzione della realtà, una diversa frontiera, sempre più interna, sempre più vicina a quella frontiera tra noi e noi, tra uno e uno, tra mezzo e mezzo, tra zero e zero, che è la frontiera tra noi, sì, e noi. E in testa Haizevich, dal nome di una mistica estrema nella storia della mistica cristiana, che è un nome che una novizia vuole darsi e poi viene invece cacciata dal convento in quanto troppo estrema, troppo rigorista, troppo punitiva verso il suo corpo, e allora torna a Parigi, ma rispetto agli altri film di Dumont è un film che mescola, è ulteriormente aritmico, è vicino da una parte ai primi due capolavori, in particolare La Vie de Jésus, ma poi anche L'Humanité, e nello stesso tempo abbastanza straordinario nelle accensioni, che sono la sua tipica aritmia, tra momenti distesi dove sembra ogni volta di aspettare la levitazione, che pure abbiamo visto verificarsi in un suo film, verificarsi per noi, nella nostra testa, nei nostri occhi, pronti alla falsità, pronti all'invenzione, e anche qui il tragitto che porta dalla mistica di contemplazione legata alla durezza verso il corpo, bruciare il corpo nella contemplazione, si avvicinerà poi proprio a una situazione di nuovo da 11 settembre, cioè di terrorismo islamico, veramente una mutazione che non lo è, di nuovo un confine tutto interno, un limite interno di esperienza culturale che diventa guerra. Ecco, veramente questo Fireworks with Me in questo caso è il portare con sé il fuoco che oscura l'oscurità stessa. Buona visione. Telephone, love is an angel disguised as lust, here in our bed.